Salve, ora pare che il no abbia vinto. Ora, questo mi conforta, è un primo passo. Vuol dire una cosa sola, che almeno quelli che sono stati imbrogliati sono stati presi in giro. Sono stati accusati di essere pigri, cialtroni. Anche se fosse vero, è meglio che dei disonesti, avidi, succhiasangue, speculatori o ignavi, come il popolo tedesco che ancora crede alle balle, come il popolo olandese che gli stanno abbindolando, gli stanno dicendo un sacco di stupidaggini come stanno dicendo noi in Italia. Ma almeno queste persone non volontariamente mettono la testa sopra il ceppo per farsela tagliare. Questo è un primo passo. Non è la vittoria, ma almeno non è la sottomissione. Cercheranno in tutti i modi di fargliela pagare. Cercheranno di rendere la vita impossibile per dire: vedete, hanno sbagliato. Stesso atteggiamento che hanno i mafiosi: se tu non paghi il pizzo, ti fanno scoppiare il negozio, poi ti dicono: vedete, era meglio pagarlo. Gli usurai, la gente ricca che vuole diventare straricca. Il nord alle spese del sud, in questo caso dell'Europa, hanno cercato di ottenere queste cose senza neanche, diciamo, estorcergliele, ma solo minacciando. E finora i governi compiacenti, come quelli italiani, lo hanno fatto, ma tutto ha un limite. E vi sono dei popoli che hanno un orgoglio e hanno un'intelligenza, e vi sono altri popoli, mi dispiace dirlo, come gli italiani, che sono per lo più veramente dei cialtroni dal punto di vista politico. Se ci siamo dati la zappa sulle palle, non io, ma tutti quelli che hanno votato il partito che sta mettendo in pratica i compitini della signora Merkel. L'Italia si sta alleando ancora una volta con la Germania, in modo almeno poi neanche l'Italia comune ne avrà i suoi benefici, ma soltanto questi esseri che credono di essere migliori di noi. E che purtroppo hanno avuto i voti degli italiani, non di tutti ovviamente. Quindi la Grecia ha alzato la testa, e questo è l'inizio. Vedremo se è l'inizio di un generale rivolta della gente comune del sud Europa, o tarperanno le ali alla Grecia e la metteranno in qualche modo a tacere con colpi di stato mascherati dai cambiamenti di governo, con misure draconiane di questo fondo monetario internazionale, che è semplicemente usura, a mio avviso, da questi burocrati non eletti che decidono il nostro futuro. Quindi la Grecia ha detto no, la patria della democrazia sta difendendo se stessa, sta difendendo anche alcuni concetti. Ci hanno insegnato nel passato che quando si mettono insieme sono riusciti a vincere anche la grande potente
potenza persiana, vediamo se riusciranno a vincere anche la grande potenza europea. Un popolo greco, un popolo che esprime una musica, letteratura, cibo, che a parte i compositori dell'Ottocento tedeschi, i tedeschi se la sognano una cultura del genere. Loro stanno ancora, anche se io faccio yodel, ma nella musica canta, loro fanno yodel, si danno le pacche mentre ballano con i canzoni corti, mangiano wurstel e crauti, si vestono, vabbè, lasciamo perdere, e si creano un grande popolo. Io non sono mai stato un estimatore della potenza germanica. Dove hanno messo le mani, hanno distrutto qualsiasi cosa. Non c'è paragone fra lo spirito greco e lo spirito germanico. Mi dispiace, ma in queste cose sono veramente razzista. Dirò di più, la lingua tedesca a me, anche se io parlo inglese, che è una lingua germanica, ma la lingua tedesca fa cagare. E lasciamoli nelle loro tetre lande del nord e riprendiamoci la nostra solarità, la nostra voglia di vivere, la nostra voglia di esprimere arte, cultura, democrazia, voglia anche di divertirsi. Che loro non hanno e invidiano ai greci e la confondono per dabbenaggine. L'unica dabbenaggine è stata quella di fidarsi dei tedeschi. La volpe perde il pelo, ma non il vizio. Tutti i cicli finiranno. Tenetevi campionati la vittoria della Coppa del Mondo e speriamo che sia l'ultima cosa che vi rimane da fare. Sempre e comunque. Contro la Germania, con anti-tedesco, mi dispiace, ma sono completamente anti-anti-anti-tedesco. Forza Grecia, forza Italia, forza Spagna, forza Portogallo, e speriamo che anche qualcuno nel Regno Unito, come il partito indipendentista, possa dare un altro ultimo colpo a questa buffonata che, come è stata presentata l'Europa, buffonata se non fosse che una fregatura ai nostri danni. Riprendiamoci la nostra lingua italiana senza, scusate, parlo inglese, ma questo proliferare di parole inglesi, ma non è colpa degli inglesi, è colpa degli italiani. Questo penso io. E basta. Vedremo come andrà a finire. Io vi dirò che cercheranno in tutti i modi di mettere i bastoni alle ruote alla Grecia perché ha osato fare quello che gli altri non hanno fatto. Cioè, ha osato dire, va bene, ci volete ammazzare? Poco a poco? Noi preferiamo il colpo di grazia qui a costo però di vincere, piuttosto che per paura, per ignavia, impoverirci senza nessuna via di uscita. L'Italia invece lo sta facendo una merita ceppa. Grazie agli italiani che hanno votato dandosi la zappa sulle palle. Non dimentico persone che io ritengo traditori della nostra patria, da ex primi ministri a ex presidenti, non li dimentico, sono sempre nelle mie. Io non sono religioso, ma se dovessi fare qualche maledizione, so a chi rivolgerla. Arrivederci.